CUNAPA Partner Conference 2019, sesta edizione. Mi piacerebbe capire chi è questa realtà Fuggitivi, tre ragazzi che partono da Trieste e vanno in Giappone. Sì, il progetto Fuggitivi nasce dalla volontà di creare e di condividere dei contenuti girati a 360, quindi finalizzati a una visione in realtà virtuale, praticamente in maniera virtuale, per far vivere l'esperienza del viaggio alle persone con disabilità o ridotte capacità motorie, che per ovvi motivi non possono vivere certe esperienze. Quindi abbiamo deciso di portarli con noi in maniera, attraverso dei video 360 inclusivi, attraverso i vari quartieri della città di Tokyo e fino alla cima e alla vetta del Monte Fuji, del vulcano più alto del Giappone. Quindi è un'esperienza importante che ci ha toccato anche grazie alla relazione che abbiamo avuto con queste realtà di volontariato, che sono l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e l'Associazione Conquistando Escalones. Ecco, in questo contesto la tecnologia è stata però fondamentale, tra i vendor sponsor c'è anche CUNAP. Vogliamo vedere come si incrociano questi cammini vostro sul Monte Fuji con una CUNAP? Assolutamente sì, CUNAP è stato un partner fondamentale, anche perché durante le 3 settimane abbiamo prodotto circa 2 tera di girato, quindi per la gestione e per la condivisione durante il periodo in Giappone e per tutta la fase di post-produzione adesso, quindi post-produzione e condivisione tra di noi, avere un NAS, avere una risorsa per gestire semplicemente tutto ciò è stato assolutamente fondamentale. E dove vi porta questo viaggio? Allora, questo viaggio Fuggitivi non ci ha portato in Giappone, ma ci ha fatto cominciare con il Giappone. Ci sono un sacco di altri progetti in ballo, del quale adesso non ve ne parlo, però c'è la volontà e ci sono le possibilità di continuare, quindi assolutamente non finisce qua.